Signori, benvenuti in un nuovo episodio di Lo Stato delle Ferrovie. Signori, ecco a voi un altro degli episodi rinnovati e riportato in chiave moderna, D445 contro E4C4. Prego. Cosa alimenta questi mostri? Le D445, ovviamente, sono alimentate a diesel, mentre le E464 sono alimentate a 3000 volt in corrente continua. Andiamo ad analizzare l'aspetto storico. In generale, l'origine delle mitiche D445 risale agli anni 60, quando entrò in servizio la mitica D343, ovvero, la prima ad eguagliare per design e funzionamento le nostre D445, fatta eccezioni per l'impianto elettrogeno necessario per alimentare le carrozze e ricaricarne le batterie. Seguirono poi le D345, attualmente impiegate nei merci assieme alle DE520, per poi arrivare nel 1970 al progetto della D445. L'entrata in servizio è avvenuta nel 1975 e sono state prodotte 150 unità. L'unità più moderna è stata costruita nel 1988. Parliamo ora delle E464. La loro storia inizia nel 1977, con l'inizio del progetto delle prime locomotive ad avviamento elettronico, ovvero, le 632 ed E633, meglio note come Tigri, entrate in servizio nel 1982. Ovviamente corrono notevoli differenze tra le Tigri e la E464, ma gli inizi si trovano proprio qui. La vera antenata della E464 è la E412, progettata nel 1993 ed entrata in servizio nel 1999, sebbene in ambiti diversi rispetto alla E464. Il progetto della E464 risale al 1994, con le prime prove effettuate nel 1999, per arrivare poi all'entrata in servizio nel 2000. Quindi tra le D445 e le E464 ci corrono ben 25 anni. La produzione delle E464 è cessata definitivamente nel 2015, senza considerare le ripellicolate, con un totale di ben 728 unità tra prima e seconda serie. Quali servizi svolgono? Le D445 svolgono servizi in ambito merci, regionale e persino intercity sulla linea ionica. Le E464 svolgono servizio regionale, intercity e Freccia Bianca in Sicilia. Qual è il materiale rotabile compatibile? Le D445 vediamo principalmente complessi di medie distanze, ma si sono visti anche complessi di piano ribassato accoppiate ad una semipilota Mazinga TD. Non dimentichiamoci delle D445 lateralizzate accoppiate alle carrozze UIC-Z1 per gli intercity sulla Ionica, sebbene negli anni passati si siano sfruttate anche le UIC-X. Le E464 vantano un parco rotabile più ampio. Stiamo parlando di medie distanze, carrozze a due piani Caseralta, carrozze UIC-X per regionali e intercity notte, carrozze piano ribassato, carrozze a due piani di Valto e infine carrozze UIC-Z1 intercity e Freccia Bianca, sebbene non siano ancora compatibili con le semipilota, motivo per cui vengono spesso impiegate in doppia. Parliamo adesso delle differenze in ambito meccanico. Nelle D445 troviamo il motore diesel di produzione Fiat tipo a 2112 SSF a 12 cilindri a via 90 gradi sovralimentato. La cilindrata è di 95.700 centimetri cubici e la potenza di 1560 kW a 1500 giri al minuto. Per la trazione sono presenti motori elettrici alimentati da un generatore gestito dal motore diesel. Di fatto le D445 sono locomotive diesel elettriche a differenza, ad esempio, delle LM668 dove il motore gestisce direttamente anche la trazione.
Nell'E464 troviamo quattro motori, asincroni alimentati tramite corrente alternata prodotta da un inverter, che sviluppano una potenza di 3500 kW. Quanto possono correre? Nell'ED445, il tutto è capace di portare un convoglio ad un massimo di 130 km orari. L'E464 sono capaci di portare un convoglio fino alla velocità massima di 160 km orari. Qual è la loro accelerazione? Per l'E464, a seconda del complesso, si ha un'accelerazione da 0 a 100 in circa 30 secondi, paragonabile a quella di un Rocketeer 6-21, mentre l'ED445 mantiene la più lenta accelerazione tra i treni diesel, ovvero oltre un minuto per raggiungere i 100 km orari. Qualche curiosità? Punto a favore delle D445 sta nella loro abilità di poter circolare anche su linee elettrificate, cosa che non si può dire in ambito diesel per le E464. Con questo possiamo concludere.